in scilla chi vuole evitare Cariddi, così dicevano gli antichi. Ma questi bravi pescatori dello stretto di Messina navigano tra Scilla e Cariddi sul filo della corrente rapenosa, evitando i due mostri leggendari. Loro vanno in cerca di un mostro dalle proporzioni molto più tascabili, il pesce spada. Questo bellissimo esemplare marino si serve dell'arma che gli dà il nome per infilzare appunto la corrente. La pesca del pesce spada si compie mediante due imbarcazioni, una di vedetta, la Feluca, e l'altra che si chiama Ontro o Lontro per il lancio del dardo. Dalla vedetta parte il classico grido «Ubisci spada!». Il dardo è tratto, ma l'animale sguscerebbe ancora se non gli si assicurasse la coda con un laccio. È noto che l'organo gustativo dei pesci è costituito dai cosiddetti bottoni. I bottoni di questo pesce spada hanno cessato di funzionare. Invece di gustare, il pesce sarà gustato. Congratulazioni alle forchette che sulla mensa duelleranno contro questa spada.